sicuramente delle regole e chiarezza, delle regole che possono far chiarezza per tutti, secondo me sono necessarie. Adesso c'è molta confusione, diventa anche difficile definire i prodotti come sono lavorati e trasmetterlo al pubblico. Se una certificazione riesce a fare questo lavoro con serietà e chiarezza, questo secondo me ben venga. Il problema attuale sicuramente per la mia opinione è che la certificazione e soprattutto chi fa la certificazione non c'è un rapporto chiaro e corretto, insomma dovrebbe essere un organismo super partes che attualmente non c'è. Non è perché ci sono comunque collegati. Sono il certificatore, come funziona adesso, è pagato dal certificato, cosa che è un nonsense. Un conflitto di interessi, insomma. Per me sì, chiaramente. Voi non avete nessun tipo di certificazione? Noi siamo stati al sud tra i primi a essere certificati. Adesso la manteniamo ancora, ma la utilizziamo poco perché per noi non ha più senso questo sistema. E della certificazione biologica. Invece della Demeter cosa pensi? Non l'abbiamo, la conosco meno bene e andrebbe approfondito, proprio che dicevo, per gli aspetti dovrebbero essere più chiari, tutti gli aspetti appunto biologico, la regola uguale per tutti, cos'è biologico, cos'è biodinamico, cos'è un vino naturale. Allora mi interesserebbe, insomma. Quindi se ti proponessero un disciplinare più rigido con una chiarezza maggiore... Accettato dalla maggior parte dei vignaioli, che poi sono quelli interessati, che definisce un certo vino con un organismo super fartes che dà una vera garanzia di controllo, quello sarebbe interessante secondo me. Quindi anche con dei costi dietro, perché anche adesso comunque ci sono dei costi per la certificazione. Anche quello, se il lavoro porta a un risultato di immagine, di cosa, un costo può essere riconosciuto. È chiaro che se invece non c'è questa immagine forte del prodotto biologico o del prodotto naturale, perché il marchio non ha questa sostanza, è assurdo pagare dei costi, secondo me.